Torna dunque Israele al Signore tuo Dio. Osea propone al popolo di tornare a Dio. Anche per la Chiesa, nuovo popolo di Dio, vale questa cosa. Sempre la Chiesa e i cristiani, in 2000 anni di storia, si sono allontanati da Dio. Sempre hanno perso la freschezza e l'entusiasmo dei primi cristiani. Sempre, a un certo punto, la loro vita si era allontanata dal Vangelo. Ecco, abbiamo visto che Gesù nel Vangelo di oggi parla delle persecuzioni, addirittura che a volte possono avvenire addirittura all'interno delle famiglie, ma la peggiore persecuzione non viene dall'esterno, la peggiore persecuzione viene da noi. Il peggiore pericolo per la Chiesa, per la comunità, è veramente la nostra vita non evangelica, è veramente quando ci sediamo, quando ci sentiamo a posto, quando smettiamo di modificare la nostra vita, di fare comunità, diventiamo come alcuni farisei che Gesù criticava a quel tempo, esattamente come loro, e non per niente nel Vangelo c'è tutte queste cose, come mai? Perché vuol dire che capitava ancora questo atteggiamenti, perché sappiate che gli evangelisti non hanno raccontato episodi di Gesù a caso, ma quelli che servivano per la loro comunità. Ecco, vedete, quindi chiediamo proprio questo dono dello Spirito Santo, certamente aiuta lo Spirito Santo quando arriva la persecuzione esterna, l'abbiamo sempre visto, no? Quello, lo Spirito Santo ci dice cosa dire, la testimonianza che dobbiamo fare, non dobbiamo preoccuparci, arrivasse la persecuzione esterna, ma ci aiuta soprattutto a recuperare la vita evangelica. Infatti possiamo dire che lo Spirito Santo sempre ha mandato dei profeti, dei santi. Ecco, come il profeta Osea e tutti i profeti dell'Antico Testamento continuano questi profeti a rinnovare il popolo di Dio. Ecco, se voi leggete l'Antico Testamento vedete che è praticamente la storia che si sta ripetendo anche con noi. Ne combiniamo una per colore, facciamo un po' incavolare il Signore e il Signore ci manda un profeta per farci un po' rinnovare. Sempre così. Ecco, chi sono questi santi? Sono santi che hanno fatto nascere magari un nuovo fermento di vita evangelica nella Chiesa. Possiamo quasi dire che Gesù, attraverso lo Spirito Santo, ha rifondato la Chiesa ogni volta con la vita dei santi. E facciamo qualche esempio. Ottenuta la libertà con Costantino, la Chiesa era diventata maggioranza, aiutata e benedetta dai ricchi e dai potenti. E molti cristiani erano meno fedeli e facevano appunto compromessi. Dio ha mandato Antonio e tutto il movimento monastico che ha rinnovato la vita evangelica, riportando i cristiani a cercare Dio. La Chiesa era diventata ricca e c'erano nuovi movimenti che rubavano persone alla comunità, e Dio ha mandato Francesco e Chiara che testimoniassero la povertà e il primato di Dio. San Francesco. La Chiesa era divisa addirittura in due papi, pensate, il Papa e l'Antipapa. E Dio ha mandato una donna, Caterina da Siena, che riportasse l'unità nella Chiesa. Una donna, e questa donna dovete riscoprirla. Lo stesso vale per Teresa d'Avila, per Don Bosco, per Madre Teresa di Calcutta, per José María Escrivá. Durante la Seconda Guerra Mondiale Dio ha suscitato il carisma dell'unità di Chiara Lubich. Ecco, la divisione, la guerra mondiale, l'unità. Per venire incontro alle povertà di oggi Dio ha suscitato la comunità Papa Giovanni, di Don Oreste Benzi, il movimento Nuovi Orizzonti di Chiara Mirante. Dio sempre suscita profeti e realtà profetiche
per fare in modo che il popolo di Dio torni alla fedeltà del Vangelo. Don Milani, Don Mazzolari, Monsignor Erdel Camara, Carlo Carretto, Giorgio La Pira, Papa Francesco, il Concilio Vaticano II, non dimentichiamo, l'intero Concilio è stato questo. E forse tra queste realtà profetiche potete essere anche voi. Ma come? Cosa posso fare? Ecco, ma se veramente viviamo la comunione, se veramente siete un cuore solo, un'anima sola, ma voi siete una potenza, anche se siete quattro gatti, ma quattro gatti infuocati, capite questo è? Cioè, non pensiamo solo nel grande, anche nel piccolo. Siete voi qui, perché siete qui, siamo così noi, una piccola comunità, no? Vecchietti come me, anziani, cioè, come mai? Perché forse Dio si aspetta qualcosa di nuovo proprio da noi nella Chiesa, ecco. Dice ancora Osea: io li guarirò dalla loro infedeltà, li amerò profondamente. Forse siete voi gli strumenti che Dio vuole usare per guarire le ferite della Chiesa, di questa Chiesa spesso infedele. Ma prima dovete lasciarvi guarire. Solo se siete guariti potete guarire. Solo se Dio vi dona la sua fedeltà potete riportare la Chiesa alla sua fedeltà. Chiediamolo come dono. Chiediamo: che posto devo avere io nella Chiesa? È la domanda che si è fatta Santa Teresina. Vi ricordate la risposta? Io nella Chiesa sarò? Lei ha trovato la sua risposta, voi trovate la vostra. Sia lodato Gesù Cristo.